fronte a questo, come amministrazione, le azioni che stiamo predisponendo vertono sostanzialmente su tre fronti. Quello degli interventi sociali, perché si tratta appunto di intervenire in situazioni di emarginazione, di disperazione personale, che purtroppo sono sempre più numerosi, e conto che ecco, le assunzioni di due nuovi assistenti sociali possano intercettare questo bisogno che di fatto è crescente. Ma dall'altro c'è anche il fronte appunto del decoro urbano e del controllo del territorio, che devono, diciamo così, svilupparsi di pari passo. Quella del Pionta è una zona da tempo, diciamo così, attenzionata anche da parte delle opere pubbliche, tant'è che il progetto di riqualificazione è inserito nel piano delle opere pubbliche. La settimana scorsa, quindi pochi giorni prima che si verificasse il fatto, l'assessore Dringoli aveva avuto un incontro proprio con l'università, la ASL e credo anche rappresentanti dell'Università dell'Oklahoma, proprio per cercare di accelerare i tempi, diciamo, di avvio dei lavori di ristrutturazione. E accanto a questo, come dicevo, anche controllo del territorio, quindi massima sinergia con le altre forze dell'ordine, che di fatto rimangono il fondamentale, insomma, presidio per la sicurezza di tutti i cittadini. Le telecamere stanno già diventando operative in alcune parti della città. Nella zona del Pionta è anche qui prevista una videosorveglianza, di conseguenza anche quello sarà un importante elemento di deterrenza, ma anche di aiuto alle indagini. È stata appunto deliberata in giunta l'assunzione appunto di due agenti, ci sarà poi il passaggio di un agente attualmente in forza al comando al grado appunto di ispettore, questo per garantire anche un migliore e maggiore coordinamento nell'orario notturno dei servizi di pattugliamento. Nuove assunzioni che andranno a rinforzare le attività appunto di controllo e soprattutto le attività dei vigili di quartiere. Sostanzialmente, infatti, l'azione della Polizia Municipale è un'azione, diciamo, di antenne, di sentinelle, quanto invece l'intervento vero e proprio naturalmente spetta alle forze dell'ordine adeguatamente formate ed attrezzate per questo tipo di intervento.